Cari ragazzi, benvenuti alla lezione 26 del corso di algebra lineare. Oggi entriamo davvero nel vivo del corso, ovvero trattiamo le applicazioni lineari, che sono fondamentalmente il cuore di quello che stiamo facendo. Un'applicazione lineare è un'applicazione da uno spazio vettoriale V a un altro spazio vettoriale W, tale che le operazioni la struttura di spazio vettoriale viene conservata, ovvero la somma viene trasformata in una somma, il prodotto per scalare viene trasformato in un prodotto per scalare. Questo vuol dire che le applicazioni lineari conservano la struttura e quindi tutto si vede bene da un lato, dall'altro si può andare avanti e indietro, si può andare avanti e indietro ovviamente se l'applicazione lineare è invertibile e quindi è iniettiva e surriettiva. Quello che vedremo oggi è la definizione di applicazione lineare. Vedremo alcuni esempi di applicazione lineare, tra cui quello qua di fianco a me, che abbiamo già visto quando abbiamo parlato di determinante. Avevamo fatto un flash forward, abbiamo detto anticipiamo un attimo il concetto di applicazione lineare per parlare e introdurre il determinante. Bene, la moltiplicazione per una matrice sarà un esempio di applicazione lineare. Nelle prossime lezioni vedremo che in realtà è l'esempio principe, che fondamentalmente tutte le applicazioni lineari possono essere viste semplicemente come l'applicazione lineare di moltiplicazione a sinistra per una matrice. Una volta che abbiamo fissato delle basi e quindi abbiamo visto come trasformare uno spazio vettoriale in K alla n. Quindi vedremo la definizione di applicazione lineare, vedremo un certo numero di esempi e vedremo dei risultati che ci dicono come sono fatti certi oggetti che possiamo definire il nucleo e l'immagine di un'applicazione lineare, e vedremo come questi oggetti ci serviranno a caratterizzare l'iniettività e la surriettività di una funzione lineare. Grazie a queste caratterizzazioni potremo trovare dei teoremi che ci dicono quando due spazi vettoriali sono fondamentalmente la stessa cosa, ovvero quando c'è un modo per andare dall'uno all'altro tramite un'applicazione lineare che preserva appunto quindi tutta la struttura. Quindi possiamo considerare i due spazi vettoriali come se fossero esattamente la stessa cosa, soltanto detta in linguaggi diversi, che è un po' quello che abbiamo fatto quando abbiamo trasformato uno spazio vettoriale V di dimensione finita in K alla n, fissando una base. Vedremo che questo discorso è molto molto più generale e quello che viene preservato da questa operazione, che si chiama isomorfismo tra spazi vettoriali, è precisamente il concetto di dimensione. Termineremo la lezione di oggi facendo vedere che due spazi vettoriali sono isomorfi, cioè sono la stessa cosa, cioè c'è un'applicazione lineare, iniettiva e surriettiva che va dall'uno all'altro e quindi preserva le operazioni, posso fare le operazioni da un lato, andare avanti, tornare indietro, eccetera, eccetera, se e soltanto se i due spazi vettoriali, attenzione alla dimensione finita, hanno la stessa dimensione. Nelle prossime lezioni vedremo poi che in realtà le applicazioni lineari possono essere semplicemente rappresentate da delle matrici e quindi semplicemente essere viste come la moltiplicazione per una matrice. Quindi avremo un ulteriore uso delle matrici. Le matrici saranno utili per studiare le applicazioni lineari. E nelle prossime lezioni vedremo appunto come le varie caratteristiche delle matrici, rango, eccetera, eccetera, determinanti, ci permetteranno di studiare al meglio le applicazioni lineari. Non solo utilizzando il linguaggio delle applicazioni lineari, riusciremo a trovare un modo decisamente più semplice, algoritmico, per calcolare l'inversa di una matrice. Quindi, come vedrete, man mano tutti i pezzi che stiamo mettendo si combinano assieme per fornire una teoria che lavora molto, molto in sinergia. Ma bando alle ciance e andiamo a vedere la definizione di applicazione lineare. Definizione: siano V e W spazi vettoriali su K
un'applicazione. T da V a W si dice lineare se rispetta la struttura lineare dei due spazi, ovvero rispetta l'operazione di somma e l'operazione di prodotto per scalare. Quindi si verifica le seguenti due condizioni: per ogni V1 e V2 in V, T di V1 più V2 è uguale a T di V1 più T di V2. E condizione B, per ogni V in V e per ogni lambda in K, T di lambda V è uguale a lambda di V, ovvero l'immagine della somma di due vettori è la somma delle immagini dei due vettori, quindi l'applicazione è additiva e l'immagine del prodotto tra uno scalare e un vettore è il prodotto per scalare dello scalare e l'immagine del vettore, ovvero la nostra funzione è omogenea. Omogenea di grado 1, se volessimo, esistono funzioni omogenee anche di altro grado, chiamiamola semplicemente omogenea. Questo vuol dire appunto che la nostra applicazione rispetta le operazioni di spazio vettoriale, trasforma le operazioni dello spazio vettoriale in V nelle analoghe operazioni di spazio vettoriale in W. Proposizione: sia T da V a W una applicazione lineare, allora T del vettore nullo è uguale al vettore nullo e T di meno V è uguale a meno T di V. Dimostrazione: le cose sono abbastanza immediate. Sfruttiamo ad esempio la seconda proprietà per la proprietà B. Abbiamo che t di 0 per il vettore v è uguale a 0 per t di v, ma 0 per un qualsiasi vettore fa il vettore nullo, questo è il vettore nullo ovviamente di w, e analogamente 0 per il vettore nullo fa il vettore nullo, questo è il vettore nullo di v. Quindi t manda il vettore nullo di v nel vettore nullo di w. Ed ecco che abbiamo ottenuto la prima. Per la seconda si può fare in maniera simile, o osserviamo che meno v è semplicemente meno 1 per v, quindi t di meno 1 per v per la proprietà b è semplicemente meno 1 per T di V, ma meno 1 per un vettore è semplicemente meno quel vettore, quindi abbiamo dimostrato. O in alternativa osserviamo che T di V più T di meno V è uguale per la proprietà A a T di V più meno V, cioè a T di V meno V, ovvero è T del vettore nullo, ma abbiamo appena dimostrato che t del vettore nullo è il vettore nullo, e quindi cosa abbiamo? Abbiamo che t di meno v è l'inverso di t di v, e quindi abbiamo che t di meno v è meno t di v. Quindi con l'una o con l'altra proprietà dimostriamo questa cosa, ovviamente utilizzando questa parte nel caso utilizziamo la proprietà.
Bene, altra osservazione, una applicazione di da V a W è lineare se e solo se per ogni V1 e V2 in V e ogni lambda e mu nel campo degli scalari K sia che T della combinazione lineare lambda V1 più mu V2 è la combinazione lineare lambda T di V1 più mu T di V2. Dobbiamo dimostrare due cose, dobbiamo dimostrare che se è lineare vale questa e che se vale questa allora è lineare. Se abbiamo che T di lambda 1 più mu di V2 è uguale a lambda di T di V1 più mu T di V2, ponendo lambda uguale mu uguale 1, otteniamo che effettivamente T di V1 più V2 è uguale a T di V1 più T di V2. E quindi abbiamo effettivamente l'additività. Se invece mu è uguale a 0, otteniamo che t di lambda v1 più 0 volte v2, quindi t di lambda v1, è uguale a lambda t di v1 più 0 volte t di v2, quindi più 0, più il vettore nullo. E quindi abbiamo l'omogeneità. Viceversa, quindi abbiamo visto che se vale questa proprietà, allora valgono additività e omogeneità e quindi la funzione lineare. Viceversa, se D è lineare, cioè se valgono additività e omogeneità, allora T di lambda V1 più mu V2 è uguale a T di lambda V1 più t di mu v2 per la proprietà A, per la additività, e poi utilizziamo l'omogeneità, e l'omogeneità ci permette di tirare fuori dalla applicazione le costanti, gli scalari, lambda t di v1 più mu t di v2, e quindi ecco che abbiamo ottenuto questa. Questa generalmente si chiama appunto linearità. Ovviamente può essere estesa a un qualsiasi numero di addendi, ovvero una qualsiasi combinazione lineare. Fondamentalmente le applicazioni lineari mandano combinazioni lineari in combinazioni lineari. Questo è il motivo per cui vengono chiamate lineari. Primo esempio, T da R come spazio vettoriale su R ad R. Come spazio vettoriale su R che ad x associa x più 1 non è lineare. Perché? Perché semplicemente t di 0 è uguale a 1 che è diverso da 0. Abbiamo detto, abbiamo osservato prima che se abbiamo un'applicazione lineare, allora il vettore nullo viene mandato nel vettore nullo. Nel caso di R il vettore nullo è semplicemente lo 0. Ma questa applicazione non lo manda nello 0. B, t da R ad R, che ad x associa x al quadrato, non è lineare. Per che motivo? T di meno 1 è uguale a meno 1 al quadrato, che è 1, che è diverso da meno T di 1 che è meno 1, quindi non vale la seconda proprietà. Terzo esempio, T, che è uno spazio vettoriale in se stesso, che è un qualsiasi vettore, associa il vettore nullo, è lineare. Infatti, T di lambda V più mu V2
è semplicemente uguale a vettore nullo, ma il vettore nullo è anche uguale al vettore nullo più il vettore nullo, ovvero a t, a lambda volte il vettore nullo più mu volte il vettore nullo, ovvero a lambda volte t di v più mu volte t di v doppio. E quindi abbiamo effettivamente questa proprietà di linearità. Proprietà di l'applicazione che prende una matrice M per n a coefficienti in R e associa la matrice trasposta, che manda la matrice A in A trasposto, è una applicazione lineare. In effetti, quando abbiamo definito la trasposizione, abbiamo fatto vedere che la trasposta della somma è la somma delle trasposte, e la trasposta di una matrice moltiplicata per uno scalare è quello scalare per la matrice trasposta, e quindi è lineare, verifica additività e omogeneità. Invece, l'applicazione che prende una matrice M per n a coefficienti in C e ci associa una matrice N per m a coefficienti in C, prende la matrice A e ci associa la matrice A aggiunta, ovvero la trasposta coniugata, non è una applicazione lineare, perché è additiva. L'aggiunta di una somma di matrici è la somma delle aggiunte, ma non è omogenea. Quello che abbiamo è che l'aggiunta di lambda A è lambda coniugato l'aggiunta di A. Quindi non viene esattamente lambda volte l'aggiunta, ma esce un coniugato. Se il coefficiente non è reale, allora questa non è un'applicazione lineare. Attenzione, non è un'applicazione lineare se consideriamo questi come spazi vettoriali su C. Ovviamente, se considerassimo le matrici M per n a coefficienti in C come spazi vettoriali su R, allora l'applicazione sarebbe lineare, perché continua ad essere additiva. Ed è omogenea quando consideriamo degli scalari numeri reali, perché se lambda è un numero reale, lambda e lambda coniugato sono in realtà lo stesso numero. Esempio F, sia V1 spazio vettoriale su K e B una base di V. Allora, FB da V a K alla N, che a V associa le coordinate di V rispetto alla base B, è una applicazione lineare iniettiva e suriettiva. Ovvero, fondamentalmente, V e K alla N sono esattamente la stessa cosa come spazio vettoriale. Posso anche tornare indietro e portare tutte le cose da un lato o dall'altro. È un qualcosa che avevamo già osservato e che in effetti abbiamo già usato. Avevamo anche detto che una volta che avremmo dato la definizione di applicazione lineare, questo avrebbe preso tutto un altro aspetto, un'altra forma. G sia A una matrice M per N a coefficienti in K,
Le applicazioni. M P per M, coefficienti in K, viene mandato ad M P per N, coefficienti in K, definita da X, viene mandato in X per A, e l'applicazione M N per Q, coefficienti in K, mandata in delle matrici M per Q, coefficienti in K, dove X viene mandata in A per X, sono entrambe applicazioni lineari. Ciò discende semplicemente dal fatto che la moltiplicazione per matrice è distributiva rispetto alla somma di matrici, e che quando moltiplichiamo una matrice per uno scalare, questo scalare lo possiamo portare fuori dalla moltiplicazione per matrice, ovvero dire che queste sono applicazioni lineari è semplicemente fare il punto di proprietà che già avevamo sentito quando avevamo introdotto il prodotto tra matrici. Altro esempio: se V è uno spazio vettoriale, allora l'identità su V, da V a V, che ad un vettore V associa a se stesso, è lineare. Beh, qua che le proprietà vengono mantenute da una parte e dall'altra, è ovvio, non stiamo assolutamente cambiando niente. Esempio I, sia A una matrice M per N a coefficienti in K, allora la trasformazione LA da K alla N a K alla N che manda X in AX, che altro non è che questa applicazione qua che avevamo visto nel caso particolare in cui Q è 1 e quindi le matrici N per 1 sono semplicemente K alla N e le matrici M per 1 sono semplicemente K alla N, allora è lineare. Se vi chiedeste, L sta per left. Questa è la moltiplicazione a sinistra per la matrice A. Niente di più, niente di meno. Quindi abbiamo visto un sacco di esempi di applicazioni lineari e sembra che il mondo sia molto variegato. Quello che vorremmo far vedere è che in realtà, fondamentalmente, se abbiamo a che fare con spazi vettoriali finitamente generati, questo ultimo è esattamente l'unico esempio, ovvero tutte le applicazioni lineari tra spazi vettoriali finitamente generati si possono descrivere come la moltiplicazione a sinistra per una matrice. Ci torneremo in seguito. Ovviamente questa cosa ha due aspetti diversi. Uno, se stiamo parlando di K alla n, K alla n, ovviamente qua ho sbagliato gli indici, una matrice n per 1, cioè un
vettore di k alla n e ottiene un vettore di k alla m, ovvero una matrice m per 1. Bene, ovviamente se abbiamo a che fare con vettori di k alla n abbiamo direttamente questa cosa. Se abbiamo altri spazi vettoriali dovremo prima fissare delle basi in modo tale da vedere v come k alla n e w come k alla m, ma ci torneremo in seguito. Teniamo presente che fondamentalmente quello sarà l'unico esempio. Proposizione: siano v e w spazi vettoriali su k, sia b v1 vn una base di v e w1 wn vettori di w. Allora esiste un'unica applicazione lineare di da v a w tale che t di v con i è uguale a wi per ogni i che va da 1 ad n. Ovvero, una volta che ho fissato i valori dell'applicazione lineare su una base, ho unicità della applicazione lineare. Per conoscere l'applicazione lineare mi basta fissare il valore su una base. Quindi, due applicazioni lineari che coincidono su una base di V sono uguali, sono la stessa applicazione lineare. Ovviamente questa è figlia del fatto che abbiamo le proprietà di additività e di omogeneità, o se vogliamo abbiamo la proprietà di linearità, che è una proprietà di trasformo le combinazioni lineari in combinazioni lineari. Quindi se prendo una combinazione lineare di degli elementi di una base, si scrive in un modo unico e applico l'applicazione e vado dall'altra parte. Ma vediamo di dimostrarlo, non è niente di strano. Dimostrazione: dobbiamo dimostrare due cose. Visto che vogliamo vedere che esiste un'unica applicazione lineare, dobbiamo far vedere che esiste un'applicazione lineare e che effettivamente è unica. Quindi due passi. Unicità: siano T1 e T2 applicazioni lineari, entrambe da V a W, tali che T1 di Vj è uguale a Wj e analogamente T2 di Vj è uguale a Wj per ogni j che va da 1 ad n. Allora, se V è un vettore di V qualsiasi, poiché B è una base di V grande, esistono uniche
delle coordinate x1, xn, tali che v è la somma per j che va da 1 ad n di xj, vj. Di conseguenza, t1 di v è uguale a t1 di somma per j che va da 1 ad n di xj, vj. Ma questa è per la linearità, per il fatto che conserva le combinazioni lineari, è la somma per j che va da 1 ad n di xj t1 di vj. Ma t1 di vj è uguale a t2 di vj, quindi questo è uguale alla somma per j che va da 1 ad n di xj t2 di vj. Ma anche t2 è lineare, quindi questa combinazione lineare altro non è che t2 calcolata nella somma per j che va da 1 ad n di xj vj. Ma la somma xj vj è semplicemente il vettore v, e quindi questa è t2 di v. Quindi abbiamo ottenuto che se v è un vettore qualsiasi di v, abbiamo che t1 di v e t2 di v coincidono. Quindi effettivamente la nostra applicazione è unica. Dimostriamo ora l'esistenza. L'esistenza si basa fondamentalmente su quanto abbiamo visto prima, ovvero sia v in v, allora abbiamo detto che esistono uniche x1, xn in k, che sono le coordinate di v, tali che v è semplicemente la somma per j che va da 1 a n di xj vj. Allora, affinché sia ben definita, ovviamente, visto che questa è una base, esistono e sono uniche, affinché t sia lineare, si deve avere, t di v, che è t della somma per j che va da 1 ad n di xj vj, deve essere uguale alla somma per j che va da 1 ad n di xj t di vj. Ma t di vj vogliamo che faccia vj, e quindi otteniamo la somma j che va da 1 ad n di xj vj. Quindi affinché sia lineare deve sicuramente essere definita così. Definiamo pertanto t di v come la somma per j che va da 1 ad n di x con j vj. Poiché le coordinate di v rispetto alla base sono uniche, sono ben definite, questa è ben definita. Quello che dobbiamo dimostrare è che effettivamente t di vj fa vj e che t è lineare. Primo punto, t di vj. Beh, t di vj chi è? Vj me lo posso scrivere in maniera unica come combinazione lineare di v1, vn. Vj ovviamente è 0 volte v1 più 0 volte v2 più eccetera eccetera più 0 volte vj meno 1 più una volta vj più 0 volte vj più 1 più eccetera eccetera 0 volte vn. Il che vuol dire che è la somma per j che va da 1 ad n di delta, magari usiamo un altro indice per k che va da 1 a n, di delta kj, che è 0 se k è diverso da j ed è 1 se k è uguale a j, vj. Quindi l'unico che non si annulla è quando ho vk, e quando k è esattamente uguale a j, e quindi questo è vj. Quindi effettivamente abbiamo
che questo qua scriviamoci appunto come somma per k che va da 1 ad n di delta j k vk. Quindi abbiamo effettivamente trovato la prima condizione. Dobbiamo far vedere che effettivamente è lineare. T è lineare. Per far vedere che T è lineare, dobbiamo far vedere che è additiva e che è omogenea. Quindi, additiva. Prendiamo V e U vettori di V sarà somma xj uj, mentre U sarà somma yj vj. Allora T di V più U che cos'è? Beh, ovviamente V più U semplicemente scritto nella base xj più yj j, e quindi per definizione che abbiamo dato è la somma per j che va da 1 ad n delle coordinate che in questo caso sono xj più yj per vj, ma scriviamoci la somma in un altro modo, separando le x dalle y, e quindi abbiamo che è la somma per j che va da 1 ad n di xj uj più la somma per j che va da 1 ad n di yj uj. Ma attenzione, la somma per j che va da 1 ad n di xj uj è per definizione t di v. Analogamente, la somma per j che va da 1 a n di yj, wj, dato che le yj sono le coordinate del vettore u, è t di u per definizione. E quindi abbiamo effettivamente che t di v più t di u fa t di v più u. E quindi abbiamo che t è additiva. Ora occupiamoci dell'omogeneità. Omogenea. È omogenea. Dunque, quindi sia lambda uno scalare, sia v un vettore di v, vogliamo calcolare t di lambda v. Osservazione, se v è un vettore di v, allora lo possiamo scrivere in maniera unica come somma per j che va da 1 ad n di x con j, v con j. Poiché lambda è uno scalare, possiamo moltiplicare lambda v è lambda volte la somma per j che va da 1 ad n di xj vj. Lambda non dipende dall'indice di somma, lo posso portare all'interno. E quindi abbiamo lambda xj per vj. Allora chi è t di lambda v? T di lambda v per definizione, poiché lambda xj sono le coordinate, e semplicemente le coordinate di lambda v è semplicemente la somma per j che va da 1 ad n delle coordinate lambda xj per wj. Ma, analogamente a quanto abbiamo fatto qui, al contrario, lambda non dipende dall'indice di somma, posso portarlo fuori dalla sommatoria. Questo è lambda per la sommatoria per j che va da 1 ad n di xj wj, ma gli xj sono le coordinate rispetto alla base v1 vn di v, e quindi questa somma per j che va da 1 ad n di xj wj altro non è che per definizione t di v, quindi questa è lambda volte t di v, e quindi abbiamo dimostrato che la nostra applicazione lineare così definita, che la nostra applicazione così definita è omogenea. La nostra applicazione così definita è omogenea e additiva, quindi è lineare. Inoltre, sui vettori della base fa quello che deve, quindi abbiamo costruito la nostra applicazione che fa quello che volevamo. Ovviamente abbiamo che la nostra applicazione esiste ed è unica per quanto abbiamo detto. Se V e W sono spazi vettoriali
su K indichiamo con l'in di V W oppure analogamente con OM di V W l'insieme di tutte le applicazioni lineari, anche dette omomorfismi, il che spiega questo linguaggio OM. Noi useremo sempre l'in, ma giusto per sapere che c'è anche quest'altra versione, insieme di tutte le applicazioni lineari da V a W. Osservazione sull'insieme delle applicazioni lineari da W a W si può facilmente definire una struttura di spazio vettoriale su K, ovvero V e W sono spazi vettoriali su K, possiamo fare in modo che anche l'insieme di tutte le applicazioni lineari da V a W sia uno spazio vettoriale. Dobbiamo fare cosa? Dobbiamo definire una somma tra applicazioni lineari e un prodotto per scalare. Infatti, se T e L sono applicazioni lineari da V a W, definiamo l'applicazione lineare T più L che va da V a W, che semplicemente manda V in T di V più T di W, e se lambda è uno scalare e T è un'applicazione lineare, definiamo lambda T, l'applicazione che va da V a W, che a un vettore V associa lambda volte T di V. Con queste operazioni il nostro insieme si trasforma in uno spazio vettoriale. Provate a dimostrare questa cosa. Lo scrivo, proposizione, se V e W sono spazi vettoriali su K, allora l'insieme delle applicazioni lineari da V a W con le operazioni di somma e prodotto per scalare appena definite, che non sono altro che le applicazioni, che le definizioni di somma e di prodotto per funzioni a cui siamo abituati, l'abbiamo già visto per i polinomi, per le funzioni continue, eccetera, eccetera. Le funzioni lineari sono un tipo particolare di funzioni, è uno spazio vettoriale su K. Non è molto difficile da dimostrare, ma prendete le 8 proprietà che soddisfano gli spazi vettoriali
e dimostrate una ad una che sono verificate, ovviamente utilizzando le relative proprietà per V e W che sono spazi vettoriali. Mi raccomando, fate questo esercizio, non è difficile, ma può aiutare a comprendere meglio quello che succede. Definizione sia T da V a W una applicazione lineare. Poniamo ker di T uguale all'insieme di tutti i vettori di V tali che T di V è uguale al vettore nullo di W. Si chiama kernel o nucleo di T, ker è appunto l'abbreviazione di kernel, nucleo in tedesco. E in T è l'insieme di tutte le immagini dei vettori V. Variare di V in V, consideriamo T di V, o altrimenti detto, sono i W piccolo in W, tale che esiste V in V, per cui W piccolo è uguale a T di V. E questa si chiama immagine di T. Proposizione sia T da V a W una applicazione lineare, allora il nucleo di T, che è l'insieme dei vettori di V che vengono mandati nel vettore nullo, quindi è contenuto in V, è un sottospazio vettoriale di V. Inoltre, due, immagine di T, che è l'insieme dei vettori di V doppio, che sono immagini di un qualche vettore di V, contenuto in V doppio, ovviamente, è un sottospazio vettoriale di V doppio. Inoltre, un insieme di generatori dell'immagine si trova facilmente se B, che è V1, Vn, è una base di V, allora l'immagine di T è generata su K dai vettori T di V1, T di Vn. Non è detto che questi siano una base, ma semplicemente generata da questi. Quindi abbiamo che la dimensione dell'immagine di T è minore o uguale della dimensione di V, perché se abbiamo una base, questi sono dei generatori e quindi una base dell'immagine di T ha una cardinalità minore o uguale a quella di una base di V. Dimostrazione. Cosa dobbiamo dimostrare? Iniziamo a dimostrare l'1. Dobbiamo far vedere che innanzitutto non è vuoto, o meglio, il vettore nullo ci appartiene.
0 appartiene a chiara T. Infatti, sappiamo che poiché T è lineare, il vettore nullo viene mandato nel vettore nullo. E quindi vuol dire che il vettore nullo appartiene al nucleo di T. A posto. Seconda cosa che dobbiamo far vedere è che vengono rispettate l'additività e la moltiplicazione per scalare, ovvero se V1 e V2 appartengono al nucleo di T, dobbiamo dimostrare che anche V1 più V2 appartiene al nucleo di T. Chiediamoci quindi chi è T di V1 più V2. Vogliamo far vedere che questo è il vettore nullo di W. Ma abbiamo che T è un'applicazione lineare, quindi questo vuol dire che vale la proprietà di additività. Quindi questo è T di V1 più T di V2. Ma poiché V1 appartiene al nucleo, T di V1 è il vettore nullo, poiché V2 appartiene al nucleo, T di V2 è il vettore nullo, quindi questo è il vettore nullo più il vettore nullo, e quindi è il vettore nullo. E quindi abbiamo che T di V1 più V2 fa il vettore nullo, ovvero T di V1 più V2, ovvero V1 più V2, sta nel nucleo di T. In maniera del tutto analoga, se abbiamo che lambda è in K e V sta nel nucleo di T, chi è T di lambda V? Beh, poiché T è un'applicazione lineare, vale l'omogeneità e quindi abbiamo lambda che è lambda T di V, ma poiché V sta nel nucleo, abbiamo che T di V è il vettore nullo, quindi questo è lambda volte il vettore nullo, ma lambda volte il vettore nullo fa il vettore nullo, il che ci dice che lambda V appartiene al nucleo di T. E quindi abbiamo finito perché char V non è vuoto, il vettore nullo ci appartiene, è chiuso rispetto alla somma, è chiuso rispetto al prodotto per scalare, e quindi è un sottospazio vettoriale. Quindi questa prima parte è dimostrata. Seconda parte, vogliamo dimostrare innanzitutto che l'immagine è un sottospazio vettoriale. Quindi dobbiamo dimostrare innanzitutto che l'immagine di T non è vuota, quindi il vettore nullo ci appartiene. In effetti abbiamo che T del vettore nullo di V fa il vettore nullo di W. Quindi il vettore nullo di W ci appartiene, vuol dire che l'immagine di T non è vuota. Ora dobbiamo dimostrare che se W1 e W2 appartengono all'immagine di T, anche W1 più W2 appartiene all'immagine di T. Cosa vuol dire che W1 e W2 appartengono all'immagine di T? Vuol dire che esiste V1 e V2 in V, tali che W1 è uguale a T di V1 e W2 è uguale a T di V2. Ma questo vuol dire che W1 più W2, che vogliamo capire se effettivamente è immagine di un qualche vettore di V, chi è? È T di V1 più T di V2. Ma attenzione! T è lineare, in particolare additiva, quindi T di V1 più T di V2 è T di V1 più V2. Ma poiché V1 e V2 sono vettori di V, V1 più V2 è un vettore di V, ed ecco che W1 più W2 è immagine di un vettore di V, in particolare di V1 più V2. E quindi abbiamo che la nostra funzione è che l'immagine è chiusa rispetto alla somma. Vediamo ora il prodotto per scalare, sia lambda in K e W nell'immagine di T. Questo vuol dire che esiste V in V, tale che W è uguale a T di V. Ma quindi noi vogliamo capire se lambda W appartiene all'immagine, quindi vediamo chi è lambda W. Lambda W è lambda volte lambda per W, W è T di V, quindi è lambda per T di V, ma la nostra applicazione T è lineare, in particolare omogenea, quindi lambda T di V è T di lambda V. Ma poiché V è uno spazio vettoriale,
Se V è un vettore di V, anche lambda V è un vettore di V, ed ecco che abbiamo dimostrato che esiste un vettore di V, che è lambda V, la cui immagine è lambda W. E quindi ecco che abbiamo che l'immagine di T è anche chiusa per prodotto per scalare. Quindi l'immagine di T è non vuota, ci cioè appartiene il vettore nullo, è chiusa rispetto alla somma, è chiusa rispetto al prodotto per scalare, quindi l'immagine di T è effettivamente un sottospazio vettoriale di W. Dimostriamo ora l'ultimo pezzo, quindi sia B, V1, Vn, una base di V, e sia W nell'immagine di T. Quello che vogliamo far vedere è che W lo possiamo scrivere come combinazione lineare, obiettivo, tesi, è equivalente a dire che W è combinazione lineare di T di V1 T di Vn. Questo è quello che vogliamo far vedere. Bene. Ok. Come ci comportiamo? Osservazione. T W nell'immagine di T vuol dire che esiste V in V tale che T di V è uguale a W, ma V appartiene a V e V1 Vn è una base di V, e quindi vuol dire che V si può scrivere come, in maniera unica, come somma per j che va da 1 ad n di xj vj con xj in k univocamente determinati. Sono le coordinate di V rispetto alla base fissata. Pertanto possiamo scriverci W come T di V, ma V è quello che abbiamo appena detto, cioè la somma per J che va da 1 ad n di xj vj, ma possiamo, dato che T è un'applicazione lineare, portare la combinazione lineare al di fuori, e quindi a scriverci somma per j che va da 1 ad n di xj T di vj. E questo vuol dire che ci siamo esattamente scritti W come combinazione lineare di T di V1 T di Vn. E quindi ci siamo scritti che un qualsiasi vettore di W è combinazione lineare di questi vettori. E quindi abbiamo ottenuto che l'immagine di T effettivamente è contenuta nelle combinazioni lineari di T di V1, T di Vn. Per concludere l'uguaglianza, dobbiamo dimostrare che le combinazioni lineari sono contenute nell'immagine. Quindi viceversa, sia W uguale a una combinazione lineare dei TVJ, ovvero W appartenente alle combinazioni lineari di TV1, TVN, e ripercorrendo esattamente questi passaggi al contrario, ci possiamo scrivere che questa è T della somma per j che va da 1 ad n di xj vj, ma questa somma è un vettore di V, il che vuol dire che W è immagine di questo vettore di V, ovvero W appartiene all'immagine di T. E quindi abbiamo che appena dimostrato che vale il contenimento inverso, quindi vale un contenimento, vale l'altro,
vale l'uguaglianza. L'immagine è esattamente uguale a queste combinazioni lineari. Ovviamente, poiché abbiamo che n generatori dell'immagine di T, vuol dire che una base ha necessariamente al massimo n generatori, e quindi abbiamo che la dimensione dell'immagine è al massimo la dimensione del nostro spazio vettoriale di partenza V. Proposizione: sia T da V a W una applicazione lineare, possiamo ridire le nozioni di iniettività e suriettività utilizzando il kernel e l'immagine. Allora, punto 1, T è iniettiva se e soltanto se il nucleo di T è uguale al vettore nullo. Seconda affermazione, T è suriettiva se e soltanto se l'immagine di T è uguale a tutto W. Dimostrazione: ovviamente il 2 è semplicemente la definizione di essere suriettiva, ovvero riusciamo a ricoprire tutto W, quindi è semplicemente scrivere la definizione, la scriviamo qua in questa proposizione perché così c'è una certa simmetria con la prima proprietà. Quindi andiamo a dimostrare la prima proprietà, che è l'unica che ha senso dimostrare. Se T è iniettiva, allora T di V uguale a T di W implica V è uguale a W. Noi sappiamo che T è lineare, quindi sappiamo che T del vettore nullo fa il vettore nullo, e questo ci dice che l'unico oggetto che viene mandato nel vettore nullo è quindi questo, e quindi otteniamo che il nucleo di T, ovvero l'insieme di vettori che vengono mandati nel vettore nullo, è solo il vettore nullo. Quindi questa implicazione è immediata. Vediamo l'implicazione inversa, e quindi supponiamo che il nucleo di T sia solo il vettore nullo, e vogliamo dimostrare che l'applicazione è iniettiva, quindi siano V e W in V tali che T di V è uguale a T di W. Allora, per linearità, o meglio, possiamo sottrarre T di W da entrambi gli lati, e otteniamo T di V meno T di W uguale al vettore nullo. Per linearità possiamo riscriverci questa come T di V meno W, e quindi abbiamo che T di V meno W è il vettore nullo. Ma poiché il nucleo è soltanto il vettore nullo, otteniamo quindi che V meno W è il vettore nullo. Speriamoci bene, questo è il vettore nullo di W, questo è il vettore nullo di V. Di conseguenza abbiamo che V è uguale a W, che è quello che volevamo. Se abbiamo supposto che T di V è uguale a T di W, allora abbiamo che V è uguale a W, ovvero T è iniettiva. E questo conclude la nostra dimostrazione. Teorema della dimensione sia T da V a W una applicazione lineare. Allora, la dimensione di V dello spazio di partenza è uguale alla dimensione del nucleo di T più
la dimensione dell'immagine di T. La dimostrazione è molto simile alla dimostrazione che abbiamo fatto per la formula di Grassmann e si basa fondamentalmente sullo stesso principio. Osservazione, il nucleo di T sappiamo essere un sottospazio vettoriale di V. Quindi l'idea è: iniziamo a scriverci una base del nucleo di T, completiamola una base di V e poi vediamo di fare in modo di far tornare questa formula. Quindi sia V1 VK una base di nucleo di T. E con il teorema di completamento a base la completiamo a una base di V. Quindi abbiamo che V1 VK, VK più 1, Vn è una base di V. Quindi che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo che abbiamo una base V1 VK del nucleo di T e quindi la dimensione del nucleo di T è K. Abbiamo una base, l'abbiamo completata una base V1 Vn di V e quindi la dimensione di N di V è N. Quello che noi vogliamo fare, ed è equivalente quindi alla nostra tesi, è dimostrare che la dimensione dell'immagine di T è n meno k. Quindi la nostra tesi è che la dimensione dell'immagine di T è n meno k. Quindi vogliamo trovare una base dell'immagine di T che sia composta esattamente da n meno k vettori. Osservazione, sappiamo che l'immagine di T è uguale allo spazio lineare generato su K dalle immagini dei vettori della base di V, quindi T di V1, T di Vn. Però alcuni di questi vettori, i primi K, vengono mandati, poiché sono nel nucleo di T, nel vettore nullo. Essendo mandati nel vettore nullo, possiamo tranquillamente eliminarli dai generatori perché non cambia l'insieme che generiamo. Quindi questo diventa l'insieme lineare generato su K da T di VK più 1 fino a T di Vn. Questo appunto poiché V1, VK stanno nel nucleo di T, ovvero T di V1, T di VK sono il vettore nullo. Questi vettori sono esattamente n-k, quindi poiché sono n-k, sono dei generatori, il caso è due, o sono effettivamente una base, oppure la dimensione dell'immagine non è n-k. Se vogliamo dimostrare che la dimensione dell'immagine è n-k, quello che dobbiamo fare è dimostrare che questi sono linearmente indipendenti. Tra l'altro, sono linearmente indipendenti se e solo se la dimensione è n-k. Quindi dimostriamo che T di VK più 1, eccetera, eccetera, T di Vn sono linearmente indipendenti. Quindi siano alfa k più 1 alfa n degli scalari di k tali che la combinazione di questi sia esattamente il vettore nullo, quindi tali che la somma per j che va da k più 1 ad n di alfa j t di vj sia il vettore nullo di v doppio. Ma poiché la nostra applicazione è lineare, questa combinazione lineare altro non è che t della combinazione lineare somma per j che va da k più 1 ad n di alfa j, Vj.
Ma che cosa abbiamo? Abbiamo che quindi t di questa combinazione lineare è il vettore nullo, il che vuol dire che questo vettore, la combinazione lineare per j che va da k più 1 ad n di alfa j vj, appartiene al nucleo di t. Appartiene al nucleo di T vuol dire che quindi possiamo scriverlo come combinazione lineare dei vettori della base del nucleo di T, che è V1, VK, quindi esistono alfa 1, alfa K, K, tali che questo vettore lo possiamo scrivere come la somma per J che va da 1 a k di meno alfa j vj, chiamo semplicemente meno alfa j le coordinate per scrivere le cose più semplicemente al passaggio dopo porto tutto da un lato dell'uguaglianza e abbiamo che la somma per j che va da 1 ad n di alfa j vj è uguale al vettore nullo di v, ma v1 vn erano una base di V, il che vuol dire che tutti gli alfa j sono uguali a 0 per ogni j che va da 1 ad n, in particolare per ogni j che va da k più 1 ad n, e quindi abbiamo ottenuto che questi vettori sono effettivamente linearmente indipendenti, quindi sono una base, quindi t, v, k più 1 di Vn è una base di immagine di T. Sono una base perché sapevamo già che erano generatori, sono linearmente indipendenti, quindi sono una base. Sono esattamente n-k e quindi ecco che la formula è valida. E questo conclude la nostra dimostrazione. Come corollario abbiamo che se T da V a W è una applicazione lineare, allora T è iniettiva se e solamente se la dimensione dell'immagine di T è uguale alla dimensione di V. Seconda, T è surriettiva se e solo se la dimensione dell'immagine di T è uguale alla dimensione dello spazio di arrivo W. E tre, T, per essere biunivoca, ovviamente le dimensioni dello spazio di arrivo e di partenza, come vedremo, devono essere uguali. T è biunivoca se e solo se abbiamo che la dimensione di V è uguale alla dimensione dell'immagine di T, che ci dice che è iniettiva, uguale alla dimensione di W. Ovvero, se e solo se la dimensione dello spazio di partenza e di arrivo sono uguali e T è iniettiva o surriettiva. Basta una delle due, e poi abbiamo che è verificata l'uguaglianza di queste due con la dimensione dell'immagine, quindi è iniettiva e surriettiva. La 3 abbiamo visto immediatamente che discende banalmente dalla 1 e la 2. La 2 è banale perché dire che è surriettiva vuol dire che l'immagine e W coincidono, sono lo stesso spazio vettoriale, in particolare hanno la stessa dimensione. Se hanno la stessa dimensione, poiché l'immagine contenuta nello spazio vettoriale W vuol dire che allora sono lo stesso spazio e quindi T è surriettiva, dobbiamo vedere che T è iniettiva.
poiché in generale abbiamo che dalla formula che abbiamo appena dimostrato, abbiamo che la dimensione dell'immagine di T più la dimensione del nucleo di T è uguale alla dimensione dello spazio di partenza V, abbiamo che la nostra formula, questa, vale se e soltanto se la dimensione del nucleo è uguale a zero. Quindi la formula che abbiamo qua vale se e soltanto se la dimensione del nucleo di T è zero. Ma la dimensione di uno spazio vettoriale è zero se e solo se quello spazio vettoriale consiste di solo il vettore nullo. Ma sappiamo già che una funzione lineare è iniettiva se e solo se il nucleo è il solo vettore nullo. E quindi ecco che abbiamo concluso. La formula della dimensione che abbiamo dimostrato ci permette appunto di ricavare questa equivalenza 1, l'equivalenza 2 è ovvio e quindi l'equivalenza 3. Altro corollario della formula della dimensione, sia t da v a v doppio una applicazione lineare, allora punto uno, se T è iniettiva, la dimensione di V è minore o uguale della dimensione di V doppio. Perché questa cosa? Perché abbiamo detto che è iniettiva se e solamente se la dimensione dell'immagine è uguale alla dimensione di V, ma la dimensione dell'immagine che è contenuta in V doppio è chiaramente minore o uguale della dimensione di V. Quindi se è iniettiva, allora la dimensione di V deve essere minore o uguale della dimensione di V doppio. Seconda, se T è suriettiva, allora la dimensione di V è maggiore o uguale della dimensione di V doppio. Perché? Perché la dimensione dell'immagine è minore o uguale della dimensione dello spazio di partenza, dato che la dimensione dello spazio di partenza è la dimensione dell'immagine più la dimensione del nucleo, ma l'immagine coincide con V doppio se T è suriattiva, o meglio, abbiamo visto che la dimensione dell'immagine è uguale alla dimensione di V doppio, e quindi la dimensione di V doppio è minore o uguale della dimensione dello spazio di partenza. E ovviamente se T è biunivoca, valgono le due disuguaglianze precedenti e abbiamo che necessariamente la dimensione di V è uguale alla dimensione di V doppio, che era una cosa che abbiamo già detto anche nel corollario precedente, ma qua ci sta molto bene come terza condizione. Definizione: due spazi vettoriali V e V doppio si dicono isomorfi che vuol dire sono la stessa cosa come spazi vettoriali se e solo se esiste un'applicazione lineare da V a V doppio, applicazione lineare biunivoca, perché il punto vuol dire che possiamo andare avanti e indietro dall'uno all'altro usando questa applicazione lineare, trasformando le operazioni dell'uno nelle operazioni dell'altro. Quindi dal punto di vista degli spazi vettoriali, questi due sono esattamente la stessa cosa. Ovviamente un esempio è dato da V
con base V1, Vn e K alla n. E l'applicazione che abbiamo è semplicemente FB, quella che considera la nostra base. Ma allora, osservazione, se abbiamo V e W che hanno la stessa dimensione, possiamo fissare le basi dell'uno e dell'altro e avere degli isomorfismi con K alla n, ma componiamo questi due e abbiamo un isomorfismo tra V e W. Questo ci suggerisce che cosa? Ci suggerisce che due spazi vettoriali sono isomorfi se e solamente se la dimensione di V e di W sono uguali. Effettivamente questo è vero. Proposizione: V e W, spazi vettoriali di dimensione finita, finitamente generati, V e W sono isomorfi se e soltanto se la dimensione di V è uguale alla dimensione di W. Dimostrazione: da quanto abbiamo visto prima, se V e W sono isomorfi, vuol dire che c'è un'applicazione iniettiva e surriettiva dall'uno all'altro. E quindi vuol dire che la dimensione di V è necessariamente uguale alla dimensione di W. Viceversa, se V e W hanno la stessa dimensione, chiamiamola n per semplicità, vuol dire che c'è una base B di V, V1, Vn, base di V e una base C, W1, Wn, base di W. Ma allora possiamo definire l'applicazione lineare da V a W come l'unica applicazione lineare che manda Vj in Wj. Sappiamo già che esiste un'unica applicazione lineare che fa questa cosa. E che cosa abbiamo? Abbiamo che è surriettiva perché l'immagine di T contiene W1, Wn, che è una base, e quindi l'immagine di T contiene le combinazioni lineari di W1, Wn, che sono tutto W. Quindi vuol dire che sappiamo che la nostra applicazione è surriettiva. Ma poiché noi sappiamo che i due spazi hanno esattamente la stessa dimensione, abbiamo detto che vuol dire che è anche iniettiva. Quindi, per quanto visto prima, è anche iniettiva e quindi V e W sono isomorfi tramite l'applicazione che appunto si chiama isomorfismo T che abbiamo fissato, che manda una base nell'altra. Ovviamente l'inversa è l'unica applicazione lineare che a Wj associa Vj. Insiemi di generatori con indipendenza lineare che vanno a formare le basi di uno spazio lineare.